si conclude in maniera molto mesta questa partita del Parma, il secondo tempo di livello infimo, dove il Parma semplicemente non ha giocato e non è sceso in campo. Il Frosinone con una partita dignitosa, senza fare nulla di che, porta a casa con merito 3 punti anche dal Tardini. Il Parma non ricomincia da come era messo dopo la vittoria con l'Alessandria, ma ricomincia dalle partite triste in casa delle varie sconfitte. L'espressione di Marco dice tutto sulla qualità della partita di oggi. Il malato è ancora molto malato. Siamo un malato al momento senza giusta speranza. Sostanzialmente per il fatto che squadre medie senza nessun campione vengono a vincere in scioltezza. Siamo di una molezza imbarazzante e in più se entra Bonni e Tutino e Mann stanno in panchina, qualcosa che c'è non va. Poi magari qualcuno in società si deve anche svegliare e anche alla svegliare. Sì, sinceramente se una partita come questa fai giocare Mann, anche se c'ha le valigie, tutto quello che vuoi, ma lo fai giocare 2 minuti, non ne capisco molto il senso. Oggi trovare qualcuno che si distingua in meglio è molto difficile, in peggio ce ne sono tanti. Siamo noi che veniamo ancora a vedere questi 11 incoglionati. Perché vedere il Parma in queste condizioni ci vuole veramente del coraggio e con questo freddo. E con la FF2 che ho tolto solo adesso per fumare la paglia della disperazione. Quindi è buonanotte da parte di Marco e di Matteo degli Asprillas. Vi diamo appuntamento con Lorenzo, Monti, Don Paolo e Luca per il post partita mesto come il solito. Ciao a tutti e buonanotte. Ciao, forza Parma nonostante tutto. Quest'anno è la prima che va male. Anche